Riparte il maxi cantiere di via Federico Ricco a Nocera Superiore, una delle principali arterie del traffico cittadino che collega Nocera Superiore e Rocca Piemonte a Cava dei Tirreni. I lavori che per problemi indipendenti dall'amministrazione comunale, punto più volte chiarito dal primo cittadino, l'avvocato Giovanni Maria Cuofano, sono partiti con uno sprint estivo iniziale e poi sono andati avanti a singhiozzi. Causa carte del sottosuolo poco chiare emerse in una prima fase di scavo che interessavano la rete fognaria e la rete idrica. Inizialmente questo stato dei fatti aveva creato un po' di malcontento tra i residenti e gli automobilisti che ancora una volta erano costretti a rallentamenti per via di un manto stradale dissestato e buche pericolosissime. Ieri finalmente si riparte e nei giorni che hanno preceduto l'apertura dei cantieri è stato organizzato minuziosamente un piano traffico alternativo, cartellonistica stradale, impianti semaforici, il tutto per evitare al massimo i disagi ai cittadini e agli automobilisti. Il primo giorno dei lavori in via Ricco sono addirittura terminati in anticipo. Gli uomini guidati dal comandante Prudente hanno lavorato egregiamente e fatto il massimo su questo aspetto e hanno così permesso di liberare l'importante arteria cittadina in tempi record, riducendo al minimo i normali disagi che si possono creare normalmente. Ma nonostante tutto, ieri non sono mancate code ed ingorghi. Le principali segnalazioni però sono arrivate da parte di automobilisti che, seguendo indicazioni fornite in questi giorni, si sono ritrovati nel bel mezzo di altri cantieri, nel tratto però nocerino che collega Porta Romana al campo sportivo, culminando in via Starza, percorso che al contrario ha sortito effetto boomerang. Non fa niente, ma non fa niente.